Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta sul canale di Milano All News. Grazie mille di essere qui con noi anche oggi. Oggi è giovedì 15 febbraio 2018 e insomma, anzi, devo forse cambiare la voce e farla più da DJ anni 80, non lo so, no, sanno neanche cosa sono i DJ anni 80 i nostri ospiti di oggi. Perché di cosa parliamo oggi? Parliamo di radio universitarie e quindi radio molto giovani, anzi, abbiamo forse, poi cercheremo di capirlo, le due radio più giovani del panorama universitario milanese. E quindi diamo il benvenuto a Marco Dalla Prima di Radio Bicocca. Buongiorno a tutti. Buongiorno Marco, benvenuto. E a Marco Loprato, se non ti chiami Marco non puoi fare radio a Milano, di Radio Yulm. Buongiorno anche da parte mia a tutti. Buongiorno a entrambi, grazie di essere qui con noi. Appunto, dicevo, senza farlo apposta in realtà, abbiamo avuto, alla fine abbiamo capito che forse siete le due radio più giovani del panorama universitario milanese, giusto? È proprio così, Radio Bicocca ha compiuto 2 anni il 15 gennaio. Mentre invece Radio Yulm ha compiuto 2 anni il 9 febbraio, Quindi quindi. insomma, proprio quasi coetanee, appunto, vediamo allora un po' di parlare di questo panorama, di questo mondo delle radio universitarie, un mondo magari sconosciuto ai più che stanno fuori appunto da questo universo, anzi, verrebbe da dire, che è l'università milanese, ma insomma che ormai conta tantissime radio, sono tutte quasi tutto web radio, e appunto le vostre due nuove new entry. Raccontaci un po' allora, partiamo da Radio Bicocca. In realtà la domanda è per tutti e due: perché fare una radio universitaria? Perché? Perché è una bellissima opportunità per imparare, sostanzialmente. Non è una perdita di tempo, magari da fuori può sembrare così, però le radio universitarie offrono tantissime opportunità. Si possono applicare le cose che in classe impari dalla teoria, ma poi metterle in pratica, non lo so, penso a chi studia giornalismo, a chi studia grafica, a chi studia anche gli ingegneri, insomma, in una radio universitaria. C'è tanto da mettere in pratica dal punto di vista tecnico e offre sicuramente una marcia in più, una marcia in più. Beh, lo Yulm, insomma, voi Noi siete facciamo la patria della comunicazione. comunicazione, Quindi è diciamo. fondamentale, mi viene da dire innanzitutto per la bellezza del mezzo storico, perché insomma la radio è stato forse il primo vero medium di massa, Mass media. e che ha scandito i tempi della storia dal primo, come si può dire, buonanotte, mi sono un po' Non c'è imparlato, problema. si riparte. Poi diciamo appunto, no, insomma, per da sempre, no? esempio. Dagli albori appunto della Sì, radio, no, la per storia è esempio stata dell'esterno. scandita dalle varie trasmissioni Sì, radiofoniche. per esempio il Titanic richiese aiuto, è questo che volevo dire, non mi veniva la parola SOS, ha richiesto aiuto tramite la radio e il centralinista che era il marconista che ha ricevuto la richiesta aiuto era David Sernoff, che poi è stato quello che ha portato la radio a strumento di massa. Quindi insomma ci sono un sacco, nel maggio del 68 francese le rivolte veniva utilizzata la radio per organizzare i gruppi, quindi insomma c'è questo bellissimo aspetto storico che poi si riflette nella società dei media moderna, dove la radio gioca un ruolo Quello che è importantissimo. interessante, appunto, cambia un po', diciamo, il mezzo finale, se appunto non si usa più l'etere, non si usa più l'FM, ma lo strumento rimane quello che tranquillamente passa attraverso i bit dei nostri cellulari, ormai dei nostri smartphone, neanche più dei nostri computer. Appunto, da poco sono nate entrambe. Qual è stato il percorso che vi ha portato alla nascita delle due radio appunto universitarie? Di Radio Bicocca, qual è stato il percorso che vi ha portato? Beh, innanzitutto si è costituita un'associazione, abbiamo costituito un'associazione e dopodiché attraverso i bandi che l'università fornisce si richiedono le strumentazioni, il locale, i microfoni, il mixer e senz'altro lo spazio sul web per poter trasmettere sul server e da lì poi è tutto un passaggio, si trovano gli speaker, i conduttori, chi fa la redazione attraverso gli studenti della nostra università e pian piano la radio insomma è nata in questi 2 anni e siamo molto contenti. È un percorso difficile, non è facile.
creare una radio universitaria, una web radio così dal nulla. E ci vuole tanto tempo, ci vuole tanta passione, tanti sacrifici che però poi vengono ripagati, senz'altro. Ma da noi l'idea è nata dal professor Tiziano Bonini, che era il docente di cattedra del laboratorio radiofonico, che in concerto col professor Canova ha dato vita appunto 2 anni fa a Radio Yulm. Quindi l'impostazione all'inizio era molto verticale, nel senso che c'erano appunto i due docenti che davano quella che era la linea editoriale. Poi si è sviluppata anche grazie al cambio di professore, adesso c'è la nostra responsabile, la professoressa Gaia Varon, che insieme a Canova ha dato più spazio agli studenti, quindi che era verticale, adesso è più orizzontale, quindi noi, gli studenti giocano un ruolo importante appunto abbiamo contribuito anche noi grazie ad alcuni bandi che l'università ha emesso a rinnovare la strumentazione. Adesso abbiamo iniziato i lavori per il cambio dello studio e il cambio della strumentazione. Ecco, allora viene spontaneo a chiedere qual è il coinvolgimento, ad esempio, dell'università, proprio degli Ateneo, all'interno della radio? Ma da parte nostra è permeante, nel senso che la Yulm, e in particolare Yulm Communication, che è il reparto dell'università che si occupa appunto di tutti gli aspetti comunicativi, ci dà una grande mano nella fase di comunicazione e di espansione di quello che è il brand di Radio Yulm. Poi ovvio che però ci lascia libertà espressiva massima per quanto riguarda i contenuti editoriali, quindi insomma. Per Bicocca il coinvolgimento è molto buono. Radio Bicocca nasce con l'idea di aumentare il senso di campus, quello che è il campus universitario, di creare un posto dove gli studenti possono trovare un punto di riferimento, gli studenti ma anche l'università stessa. E il coinvolgimento è buono, ci coinvolgono in tante belle iniziative, dalla ricerca agli eventi che si tengono in università. Abbiamo molti ricercatori come ospiti, ci piace parlare anche e soprattutto di università, perché essendo una radio universitaria ci dedichiamo soprattutto ai nostri studenti. Ecco, quindi insomma, tu dicevi, vi dedicate agli studenti, cioè quindi appunto quello che chiedi è: cercate di aprirvi anche all'esterno dell'Ateneo con la vostra tipo di comunicazione, oppure no, è prettamente all'interno dell'Ateneo? No, lo scopo è quello di arrivare ai nostri studenti per aumentare il senso di appartenenza al campus Bicocca, però comunque ci si apre anche all'esterno. Insomma, abbiamo partecipato a Sanremo come tutte le altre radio universitarie milanesi, si fanno interviste ad artisti, insomma, interviste telefoniche ad artisti, interviste in diretta, chiunque abbia il piacere anche al di fuori dell'università di seguire i nostri canali, il nostro blog, i nostri articoli, le nostre interviste, sono liberissimi, anzi è un valore aggiunto. La radio la si fa sì per i nostri studenti, ma anche per gli esterni. Un fan di un certo gruppo può andare sul nostro sito e ascoltare le nostre interviste. Per Yulm invece? Sì, anche noi a livello di redazione siamo Yulm oriented, ovviamente, perché una delle regole è che per fare Radio Yulm devi essere uno studente Yulm, però poi ovviamente al di là appunto della parte redazionale, il nostro pubblico è lo studente universitario di qualsiasi altro ateneo, quindi noi siamo orientati anche noi verso un tipo di eventi mondani che coinvolgono tutta Milano, e in particolar modo appunto come Sanremo, tutta quello che è gli show italiani, e però con particolare occhio per tutte quelle tematiche che possono essere legate alla gioventù, insomma. E allora entriamo proprio nel particolare. Allora, raccontaci un po', Radio Bicocca, le trasmissioni di punta, il palinsesto, come è organizzata? Allora, noi andiamo in diretta da lunedì al venerdì, con una diretta ogni giorno, da lunedì al venerdì, il pomeriggio dalle 5 alle 6, che va in replica la mattina successiva. E parliamo delle news più fresche del momento. La Bicocca è un'università giovane, siamo più vecchi io e lui della Bicocca, infatti compirà 20 anni a giugno, per cui l'impostazione che vogliamo dare è quella di essere
essere sempre sul pezzo di quello che sta succedendo. E arricchiamo le dirette con le interviste, per cui si intervistano ricercatori, anche artisti, alcune volte anche gente dello spettacolo, e poi abbiamo i nostri podcast sul sito web e tutto il resto. Ecco, una fruizione più, diciamo, live, oppure vedete che alla fine ormai anche quello diventa una fruizione di quando ho voglia me la vado a prendere la radio e me l'ascolto con calma, appunto grazie ai podcast o al Reload? Entrambe, nel senso, noi sul live puntiamo davvero tanto, ci teniamo a dare una diretta di qualità, e poi c'è anche tutta quella parte redazionale di interviste telefoniche, di blog, anche su quello stiamo puntando molto, quindi articoli, interviste e quant'altro. Una cosa non esclude l'altra, senz'altro. In Yulm invece, cosa caratteristica appunto di Radio Yulm, il vostro palinsesto, qualche programma, dicevi, state facendo un palinsesto nuovo? Sì, noi abbiamo lanciato questo lunedì 12 il nuovo palinsesto, e perché appunto in pochi mesi siamo riusciti a portare da una redazione minuscola a una quarantina di persone. Noi diciamo che siamo magari avvantaggiati perché studiamo molte delle cose di cui poi facciamo programmi, quindi noi abbiamo la possibilità di andare nello specifico anche per quello che riguarda i programmi, per esempio di cinema, di letteratura, di new media e dell'interazione che le arti hanno con i mezzi di comunicazione. Quindi noi puntiamo sia sulla diretta ma soprattutto sul podcast, perché adesso stiamo lanciando delle fasce di programma di storytelling di circa 15 minuti. Il primo è Verso Libero, che parla appunto di poesia, che passano nel flusso durante la settimana, però sono pensate soprattutto per i momenti, per esempio in metro o quando la sera prima di addormentarsi, insomma stiamo cercando di variare molto anche le durate dei programmi, proprio perché ci rivolgiamo a un pubblico molto eterogeneo. Ecco, appunto, pubblico, dicevi, molto eterogeneo. La vostra redazione invece com'è? È eterogenea anche quella? Arrivano tutti alla stessa età, tutti allo stesso corso, oppure c'è un po' di tutto? Ma da noi siamo abbastanza eterogenei, nel senso che ovviamente ci sono tanti appassionati maschi quanto femmine, quindi non c'è questa idea l'Italia del DJ anni 80, che come dicevi prima, che era principalmente maschile, anzi paradossalmente adesso la tendenza si è invertita, ci sono un sacco di ragazze che chiedono di fare radio, ed è fantastico perché poi soprattutto si possono andare a toccare dei temi molto attuali, come ad esempio la gender theory, e quindi insomma essere veramente sul pezzo soprattutto in un periodo come questo. E poi per quanto riguarda l'età, sì, diciamo che si va dal primo anno di università all'ultimo di magistrale. Già gente che già primo anno entra e ha voglia... Anzi, loro sono i più agguerriti, perché arrivano, è tutto nuovo, magari non sono neanche di Milano e quindi vedono wow, un'università, la radio. Anzi, molto spesso noi facciamo gli open day e ci mettono un po' come a fare intrattenimento, e sono moltissimi ragazzi, sempre di più, che si fermano a chiederci: ma quindi c'è la radio, fantastico, allora l'anno prossimo vengo. Infatti adesso, giusto ieri, ho fatto una prima riunione con una quindicina di ragazzi del primo anno che sono entusiasti di entrare a far parte. Anche in Bicocca c'è questo entusiasmo da parte dei primi, dei nuovi arrivi? Sì, senz'altro, e anche noi Radio Bicocca siamo molto eterogenei. E per farti qualche esempio, il caporedattore studia geologia, io studio statistica, lo station manager studia statistica anche lui, e per cui vorrei lanciare questo messaggio: la radio la può fare chiunque all'interno di un'università. Uno studente che studia matematica non vuol dire che non può fare radio, anzi è un valore aggiunto, insomma la vita non è fatta solo di numeri, è fatta anche di parole, saper comunicare, e si impara tantissimo, insomma bisogna ti insegna a superare le barriere, la timidezza, ecco, aperti a tutti. È un po' che stiamo parlando di radio, ma personalmente non ho detto cosa fate voi invece nella radio. Allora, cosa fai a Radio Bicocca, Marco? Io sono responsabile del palinsesto e tengo due programmi alla settimana, il mercoledì e il giovedì è quello incentrato sulle interviste e sulle tematiche che toccano la nostra generazione più da vicino. Quali sono le tematiche appunto che più cercate di parlare, appunto, dice, le tematiche che toccano la nostra generazione? Quali sono le tematiche che, perché sai, siamo sempre capaci noi altri a dire cosa interessa a voi, ma realmente cosa interessa a voi, detto da voi?
A noi interessa, allora, innanzitutto cerchiamo magari, si parla tanto magari della generazione nostra, che siamo dei fannulloni, non abbiamo voglia di fare cose, non abbiamo voglia di impegnarci, si sentono tante statistiche sul fatto che si abbandonano gli studi, cerchiamo di affrontare in maniera chiara e diretta questi temi da chi questi temi li vive sul serio, in prima persona, talvolta distruggendo gli stereotipi, perché se ne sentono tanti di stereotipi, talvolta essendo sinceri, dicendo le cose come stanno. Sì, cioè, quali sono i temi principali delle vostre invece chiacchierate anche all'interno magari della redazione, nel capire da che parte andare, no? Nel sì, scegliere un editoriale anche. Ma allora, noi diciamo che siamo, cioè, molto, noi ci basiamo su quelli che sono gli interessi dei ragazzi nuovi, che quindi dopo un periodo di formazione, che è uno step fondamentale, quindi capire come cioè tutto il lavoro che ci sta dietro all'andare in diretta, così come radio per la televisione immagino facciate qui. Quindi una volta che si sono sedimentati quei 4-5 principi, poi si parte dai loro interessi, quindi appunto abbiamo programmi che parlano di attualità e di inchiesta giornalistica, programmi di poesia, oppure abbiamo anche per esempio quello che faccio io, che si tratta fondamentalmente di cultura pop, quindi insomma anche noi, anche il nostro spettro è abbastanza vario. Quali sono state le difficoltà che avete trovato nel arrivare al creare proprio la vostra radio? Insomma, entrambi siete dall'inizio, tutti e quindi... Ma da parte nostra, appunto col fatto che la redazione di anno in anno va rimpolpata, sicuramente è il fatto di trovare sempre gli stimoli, di cementificare un gruppo che cambia ogni 6-12 mesi, perché per noi appunto la fiducia reciproca e e la condivisione del progetto è fondamentale, nel senso Radio Yulm non è cioè non sono io, non siamo in due, non siamo in tre, è un collettivo, e portare il collettivo a remare verso la stessa direzione è la sfida positiva, quindi problemi veri e propri non ce ne sono stati, questo però appunto è quello che noi ci prefiggiamo ogni anno quando ci sediamo al tavolo e diciamo ok, i buoni progetti per quest'anno quali sono, questo. Difficoltà è tutto difficile quando le cose vengono fatte dall'inizio. La burocrazia talvolta ci rende la vita difficile, parlo in maniera personale, è difficile mettersi davanti un microfono e parlare in maniera sensata, essere chiari e dire qualcosa di che abbia del concreto in pochi minuti. Quella personalmente è stata la difficoltà maggiore, però col tempo passa. Ecco, appunto, siete delle radio, siete delle redazioni, siete un gruppo di ragazzi, e fate anche progetti, diciamo, che poi a volte anche esulano un attimino dalla web radio o dal programma in sé, o comunque portano anche la radio ad uscire dall'università o a confrontarsi con altre realtà. Che tipo di progetti avete in cantiere o che avete fatto in questi periodi? Noi stiamo cercando di dare alla radio un'impostazione multimediale, quindi al di là della diretta poi cerchiamo di gestire e di creare una redazione che si occupi di tutta la parte grafica, di tutta la parte di videomaking, e soprattutto diamo molta importanza anche alla scrittura di articoli e quindi la copertura di eventi. Faccio un esempio, ieri siamo stati alla conferenza stampa inaugurale di Tempo di Libri, che è un evento su cui noi ci spenderemo molto, proprio perché vogliamo, e così come ci spendiamo magari per gli spettacoli teatrali. Per quanto riguarda invece gli eventi che noi organizziamo, essendo una radio giovane e che deve prima consolidarsi all'interno del panorama, preferiamo non fare il passo più lungo della gamba e magari creare un evento che poi però non corrisponde a quella che è l'immagine della radio, quindi prima vogliamo creare il brand e poi pensiamo a espandersi su tutto il territorio. Comunicazione, marketing, d'altra parte. Sì, ufologia. D'altra parte. Invece voi? Anche noi ci confrontiamo all'esterno. Marco ha detto tempo di Libri, è una bellissima occasione. Anche noi ci siamo stati, Sanremo. Andremo all'Eurovision Song Contest. Ci confrontiamo con le altre radio universitarie. Già l'anno scorso l'abbiamo fatto al FRU, il Festival delle Radio Universitarie, che si è tenuto a Verona. Quest'anno si terrà a Cagliari. Qui a Milano si terrà a giugno Radio City, abbiamo già partecipato a diverse edizioni
e agli eventi di Milano. Abbiamo stretto anche una collaborazione con un evento che si chiama Poetry Slam, che è una gara di poesia in pratica, e stiamo sempre attenti a quello che succede, soprattutto a Milano, gli eventi che soprattutto a noi universitari interessano e che noi seguiamo con piacere. Avete fatto anche Radio City, giusto, mi Sì. dicevi. Che esperienza è stata anche vedersi a quel punto di fianco a delle radio invece, insomma, molto famose? È stata una bellissima esperienza. È stato bellissimo soprattutto lavorare insieme agli altri colleghi delle altre radio universitarie. Mi viene in mente Radio Statale, col quale ho tenuto un programma l'anno scorso, ed è bello confrontarsi con qualcuno magari che già da qualche anno in più fa questo mestiere, e confrontarsi in uno spazio dove ci sono altre radio da tutto il mondo, per cui vedi proprio la professionalità, la bravura, e non può che ispirarti. Sì, anche per noi è stato fondamentale, anche perché l'anno scorso è stato il nostro primo Radio City, quindi eravamo proprio i bambini al Luna Park. È stato fantastico e noi ci siamo approcciati in maniera molto umile, visto che appunto Radio Bocconi, Radio Statale, Poliradio e anche Radio Bicocca sono state per noi fonte di ispirazione. Infatti eravamo veramente avidi di ogni tipo di consiglio e suggerimento che abbiamo recepito e dai nostri colleghi e da ovviamente le altre realtà, diciamo, mainstream. Quindi è stata veramente una bellissima esperienza, anche perché appunto io per esempio ho fatto il programma di letteratura e di intrattenimento sportivo ed è stato fantastico, tra l'altro con un ragazzo di Radio Bicocca, Sì, e quindi ecco. è stato molto bello perché veramente il confronto anche live è un'occasione irripetibile che magari non riusciamo a organizzare durante l'anno. Sì, ritroviamoci tutte le Esatto. radio universitarie, facciamo. Live, ma il lavoro maggiore sta prima del live, per cui trovarsi a tavolino, strutturare il programma, perché per un'ora di diretta c'hai 3 ore di preparazione alle spalle, per cui trovarsi con gli altri colleghi di un'altra università e lavorare insieme. Bello. Ecco, sarebbe così, devo spiegarmi prima o poi la scout network che vi mette insieme tutte quante, perché no, la collaborazione sembrerebbe solo che è proficua tra le varie università e le varie radio, no? Ma secondo me assolutamente sì, nel senso che viviamo nell'epoca della network society, quindi perché dobbiamo pensare che l'autarchia porti dei benefici? Prossimi passi per entrambi, siamo quasi in chiusura, chiudiamo sapendo cosa farete nei prossimi passi di Radio Bicocca. Prossimi passi, abbiamo aperto un percorso formativo per tutti gli studenti della nostra università, inviteremo personaggi dal mondo delle radio, dalle case discografiche, personaggi del giornalismo che spiegheranno come funziona una radio e come iniziare ad approcciarsi a questo mondo per chi è interessato. Seguirà uno stage in Radio Bicocca, per cui tutti gli studenti poi metteranno in pratica le cose che hanno appreso a lezione e per poi entrare nel vivo della radio e iniziare Ah, un dacci percorso. le coordinate di Radio Bicocca per trovarvi e seguirvi e nel caso anche qualcuno che studia in Bicocca dire ma perché no, domani mi metto anch'io al Volentieri, servizio. volentieri, sono tutti ben accetti. Ascoltateci su www.radiobicocca.it oppure tramite l'applicazione TuneIn, un'applicazione che racchiude tutte le web radio praticamente del mondo. Oppure anche da Facebook abbiamo messo la tab, sulla sinistra ci sono informazioni, video, foto. Ecco, cioè, ascolta la diretta, si apre una tab e tutto ovviamente web, perché siamo una web radio. Perfetto. Bimbo, no, prossimi progetti, prossimi passi? Anche noi in realtà sembra assurdo perché entrambi da 2 anni, no, anche noi abbiamo aperto un percorso di formazione che però si svolgerà internamente alla radio, quindi fa parte della richiesta, appunto chi è interessato può scrivere a casting@radioyulm.it e poi ci sarà un colloquio conoscitivo dove si deciderà il percorso, dove anche noi stiamo cercando di portare degli ospiti anche internazionali per coprire tutti i vari step di quello che è il percorso che poi porta ad essere un radiofonico, quindi anche noi ci stiamo concentrando molto su quello, sul nuovo studio come avevo già accennato prima e ad ampliare il palinsesto. Adesso abbiamo una quindicina di programmi e vogliamo, visto che comunque appunto la comunicazione è varia e vogliamo ampliarci sempre di più, e anche noi abbiamo il nostro sito radioyulm.it dove potete ascoltarci, trovare tutte le dirette, i podcast e tutti gli articoli che scriviamo.
Ragazzi, davvero, io vi ringrazio tantissimo, è stato molto interessante questo viaggio all'interno di due giovani radio universitari che però davvero, a Milano, quante sono le universitarie di Milano all'incirca? Più o meno? Beh, le università mi pare siano 5 più o meno, la Bicoc, c'erano tutte. La Cattolica non so se ce l'ha. 4 più o meno. Più o meno 4-5 radio. Sì, comunque ci sono. E infatti poi immagino che ogni anno ne nascano di nuove. Quindi insomma, un panorama da tenere veramente sott'occhio. Anche perché chissà che nascano poi nuove voci del prossimo futuro radiofonico. Infatti prima di chiudere, quello che volevo chiedervi è: voi studiate università, tra po' vi auguro finirete gli studi. Prima o poi, si spera, no? Come si dice? Finirà anche questa passione per la radio oppure sperate di far diventare un lavoro futuro? Ma personalmente io sto ancora decidendo, sono in quella fase della vita in cui sto ancora prendendo le misure alla domanda cosa vuoi fare da grande, però sicuramente lavorare in radio è un'ambizione, io ho avuto una piccola esperienza radio DJ e spero che magari un domani di poterla ripetere. Anch'io mi devo ancora schiarire un po' le idee, comunque se dovesse capitare l'occasione di lavorare in questo ambiente, ben venga. Ragazzi, perfetto, grazie davvero entrambi per essere stato qui con noi oggi e beh, seguiremo allora sulle vostre onde fatte di bit, onde digitali. Web frequenze. Web frequenza, avete deciso di chiamare web frequenza, benissimo. Allora, Radio Bicocca, Radio Yulm, qui oggi con noi ospite a Good Morning Milano, grazie mille davvero e a presto. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre oggi pomeriggio, questa sera edizione del TG di Milano All News alle ore 18 in diretta come sempre e poi Good Morning Milano torna domani mattina alle 12.30 sempre qui in diretta con voi. Grazie mille, arrivederci e a presto.